Ah, e infatti è scesa, guarda un po'. I notiziari parlano della vittoria schiacciante di Shido. In seguito hanno annunciato il cattivo stato di salute del loro leader, Masayoshi Shido. Pertanto la seduta straordinaria della dieta è stata rinviata, così come l'insediamento di Shido. Rinviata? Dovrebbero cacciarlo a calci! Ma poi, cattivo stato di salute? Non corrisponde minimamente a quello che ha detto mia sorella. Ho sentito che si è stressato a morte durante la campagna elettorale, non lo biasimo. Non è che si dimetterà, vero? Che futuro avrebbe questo paese senza Shido? Come può la gente credere ancora in lui? Ma che cavolo! I ladri fantasma vengono trattati come, come se non fossero mai esistiti. Vediamo. Miau, accidenti! Nessun nesso tra gli incidenti degli risvegli del cuore, solo disturbi psichiatrici casuali. I ladri fantasma hanno sfruttato quelle voci a loro vantaggio. Tutto questo è assurdo. Chi crederebbe mai a certe cose? Ma l'autore del post è un famoso ricercatore. E il ministro stesso afferma che è così e che sono andate le, cose. Quando si riprenderà Shido? Francamente ritengo che nessuno all'infuori di Shido possa gestire un periodo storico come questo. Ma che succede? Da qualsiasi punto di vista la si guardi, tutto questo non ha senso. Già, è come se la gente nella realtà fosse diventata distorta. La situazione mi preoccupa, ma non possiamo fare altro che attendere e vedere come si evolve. Io sono preoccupato. Come sarebbe a dire che non posso interrogarlo? Il signor Shido ha condizioni gravemente stabili, non posso permettere di avvicinarsi a lui. In questo passo potrebbe essere costretto a sottoporsi a una perizia psichiatrica ufficiale. Siamo a tanto così da aprire un caso. Avete idea di quanti problemi abbiamo patito per giungere qui? Sto solo facendo il mio lavoro di medico. Anche se Shido fosse la mente, condannerebbe una figura centrale dietro un cambiamento così epocale. Cosa? Non sia ridicolo! Questo paese è governato dalla legge! Continua a proteggerlo nonostante sappia cosa è capitato all'uomo che l'ha preceduta! Quindi è intenzionato a portare in tribunale la guida della nazione? Deve prendersi una pausa, Nijima! La sollevo dal caso, visto che considerate le voci che la legano ai ladri fantasma! Che cosa? Se non ricordo male, lei non è ancora sposata, giusto? Sarà in licenza per parecchio, perché non approfittarne per cercarsi un maritino? Questo tizio lo ammazzo, senza neanche il risveglio del cuore. Porca troia, lo butto giù dalla finestra ora. Un maritino, ma pensa a te. L'apertura del caso di Shido è a rischio. Sappiamo tutti che non ha bisogno di una perizia psichiatrica. I suoi lacchè devono aver fatto pressioni sui suoi seguaci. Significa che se la verità venisse a galla, molta più gente di quanto pensassimo finirebbe nei guai. Non c'è più niente che possiamo fare. Mia sorella ha detto che aprire il caso è possibile se l'opinione pubblica ritiene Shido colpevole. Ma anche quella chance è stata distrutta con la manipolazione dei mass media. Hanno dichiarato l'argomento occulto, sostenendo persino che non sia mai verificato. Di conseguenza i ladri fantasma sono ancora considerati dei criminali, nonostante tutto. Anche in rete piovono critiche. La gente vuole che veniamo catturati e giustiziati. È una follia. A ogni modo, attendiamo mia sorella. Dovrebbe arrivare a momenti. Si sono fatti abbindolare tutti! Perché cazzo abbiamo rischiato le nostre vite? Se Shido non verrà giudicato dalla legge, le nostre gesta verranno archiviate come insostenibili. L'indirizzare l'intero paese al loro piacimento, controllando le cognizioni delle persone, non è affatto differente dal trovarsi in un palazzo. Ehi là, perdonatemi. Ho messo in piedi un team d'elite per questo caso, ma, come vi avrà detto Makoto, è stato respinto. Di questo passo Shido verrà considerato innocente, la spirale di terrore peggiorerà. È persino possibile che i crimini compiuti abusando del metaverso si diffondano su scala nazionale. Ma non sono venuta qui a dirvi questo. Siamo in pericolo perché conosciamo la verità. Non ci vorrà molto prima che vengano a arrestarci. Non sarebbe strano se irrompessero adesso. Non ha un cazzo di senso! Sorella! Non posso fare nient'altro con le mie risorse. Ecco perché vorrei chiedere il vostro aiuto. Mi domandavo se poteste intervenire un'ultima volta. So di non essere nella posizione di chiedervelo.
A noi non importa. Allora, che vogliamo fare? Dobbiamo risvegliare il cuore di tutti i seguaci di Shido? Anche se Futaba li identificasse tutti quanti, ci vorrebbe tempo. Abbiamo troppe poche info. Possiamo colpire un solo bersaglio. So che possibilità abbiamo contro l'intera nazione. Il memento. Eccolo lì, lo sapevo. Se sfruttiamo il memento, potremmo essere in grado di fare qualcosa. E cosa potremmo fare laggiù? Cosa vi ho detto? I memento sono il palazzo dell'opinione pubblica. Sono la fonte di ogni distorsione, sostenuta dall'inconscio collettivo della gente. Intanto, sottolineiamo Sojiro e la sorella di Makoto sentono. Miau miau miau, miau miau miau. Che sta dicendo il gatto? Aspetta, sta dicendo che c'è un tesoro anche nel memento. E se lo rubassimo? Il collasso del memento colpirebbe tutta la popolazione. Anche lo stato della società muterebbe. Se tutti, in cuor proprio, ritenessero Shido responsabile, le cose ci favorirebbero. È un piano spericolato, ma senz'altro avvincente. A me sta bene. Ma se vogliamo farlo, c'è una cosa che tutti dovreste sapere. Per iniziare, perché la cognizione umana esiste sotto forma di un altro mondo? La ragione è molto probabilmente sepolta nel memento e noi la distruggeremo, capite? Non capisco dove vuoi arrivare. La cognizione umana si affievolirà, perciò non potrete più infiltrarvi nei palazzi, mai più. Se spuntassero nuovi criminali, non potrete più rubargli il tesoro e risvegliargli il cuore. Insomma, i ladri fantasma dovrebbero chiudere bottega. Ah, beh, se noi scomparissimo, speriamo che un giorno allora qualcuno prenda il nostro posto. Dovremmo rinunciare a questo stile di vita. Ah? Non possiamo non farlo, cioè siamo il gruppo che sta riformando la società, no? Phoenix, come nostro leader, cosa ne pensi? Perderai i tuoi poteri se i memento verranno cancellati, vuoi farlo comunque? Sì, per la giustizia. Sì, proprio così. Siete maturati, eh? D'accordo. A quanto pare non ci sono obiezioni. Avete formulato un piano? Che abbia successo o meno è un'altra storia, però. Miss Procuratore, questo sarà il nostro ultimo incarico. Ultimo incarico? Il resto spetta a lei. Una volta compiuto il nostro dovere, consegneremo il mondo a degli adulti affidabili. Accetteremo l'incarico solo a questa condizione. Un patto, eh? È una condizione gravosa. Ma non mi importa, accetto. Vi prometto che trascinerò Masayoshi Shido in tribunale e lo farò processare. E poi il mio orgoglio mi impedisce di continuare a chiedervi aiuto senza darvi nulla in cambio. Contiamo su di te. Allora è deciso. Tu sei il leader, Phoenix, e questa è ufficialmente la nostra ultima missione. Su, di qualcosa. Mi mancherà tutto questo. Non ricordarcelo, è un pensiero che affligge tutti. E poi è una cosa che dovresti dire solo dopo che avremo raggiunto il nostro obiettivo. Perché tu lo metti in dubbio, Yusuke? Io so già che arriveremo al nostro obiettivo. Non abbiamo molto tempo, giusto? Agiremo domani. Conto su di voi, ragazzi. Qualunque cosa accada, dovete farcela. Certo. Domani ci sarà la grande battaglia. Meglio riposarsi per bene. Ruba il cuore del pubblico. Senza se e senza ma. Tutto domani. Visto che allora non possiamo uscire, possiamo fare un'ultima cosa? Allora, andiamo per l'ultima volta su Affari Loschi. E compriamo tutto il comprabile come al solito. E già che ci siamo, decoro anche la stanza, perché no? Ecco qua. Secondo me ci stanno ancora due o tre bamboline. Ha gli occhi rossi. Dormirà abbastanza. Secondo me sì. E ora creiamo qualche altro strumento. A questo giro credo che creerò solamente le molotov, gli spray congelanti e i taser. Stai migliorando, basta guardarti per capirlo. Ok, andiamo a letto. Oh, finalmente, credo che siamo arrivati al rango massimo con Morgana. Ehi. Anzi, non importa, devi essere stanco. Non sono affatto stanco.
Sarò sincero, sei incredibile. In te c'è davvero qualcosa di speciale. Schivi tutto ciò che i nemici ti tirano addosso come se fossi predestinato. All'inizio pensavo che saresti stato solo un utile strumento, ma adesso il mio posto è qui. Resta qui per sempre. Anche tu rimani qui per un solo anno, no? Comunque, mi rende felice sentirtelo dire. Non è da me dire certe cose imbarazzanti. Tuttavia, credo vada tutto bene. Per stasera, quantomeno. Sento che Morgana ripone grande fiducia. Io sono te, tu sei me. Hai trasformato un'alleanza in un patto di sangue. Questo legame diverrà le ali della ribellione. Spezzerà così il gioco che soffoca il tuo cuore. Hai infine disvelato il segreto più recondito del mago, che ti conferirà un potere infinito. Secondo risveglio, e abbiamo sbloccato quale persona? Futsunushi. Diego si trasforma in... Eccolo qua! Hermes! Un nuovo potere arde dentro di me! Mercurio, scusami. Mi piace di più Hermes però come nome. Evita l'elettricità. Te lo metto al posto di... Samarekarm. Non ci serve riportare in vita qualcuno. Abbiamo gli strumenti per quello. Dovremmo riposarci in preparazione di domani. Va bene, andiamo a dormire. Le mie palpebre si stanno facendo pesanti. Non riesco più a tenerle aperte. Cazzo, si è addormentato subito. Ha affrontato simili traversie, eppure non è ancora stato ricompensato. Se gli dei esistono, sono stati troppo duri con lui. Un dio esiste, ma ha il naso lungo e non lo considero tale. Penso sia solo un custode. Oh, rieccoci qua. Ehi, Igor. È stato un piacere infruttuoso, prigioniero. Abbiamo speso parole di elogio per te, ma ce le rimangiamo tutte. La fonte di ciò che stava ostacolando la tua riabilitazione. Alla fine erano proprio quelle masse ignoranti a cui hai cercato di dimostrare la tua integrità. Non hanno mostrato loro stessi euforia per ciò e per chi agiva nell'ombra. Ciò nonostante, ora dicono che non esistete. Hanno giocato con voi, senza assumersi responsabilità. La distorsione del mondo dell'uomo è infinitamente profonda. Porvi rimedio potrebbe essere ormai impossibile, anche con l'apparizione del Trickster. Padrone! Cosa sta dicendo? A quanto pare è questo il limite dell'umanità. Cosa stai cercando di dire? Il tempo della rovina è vicino. Una rovina causata dalla distorsione del cuore dell'uomo, da cui nessuno può fuggire. Il riassunto della storia è stato aggiornato. Ah, Dio mio. Anche Igor ha perso fiducia in noi, eh? La cosa non mi sorprende, purtroppo. Questo è l'ultimo grande colpo per i ladri fantasma. Tu e tutti gli altri siete cresciuti così tanto. No, non è il momento di fare sentimentali. Dobbiamo tirare fuori un finale col botto. Forza, andiamo! Andiamo, Morgana, allora. Ci attende una dura battaglia. Buongiorno. Perché siamo vestiti da scuola oggi? Ci siamo. Finalmente andrà tutto bene, secondo te? Sì, non c'è altro modo. Hai ragione, è qualcosa che possiamo fare soltanto noi. Ci vediamo al solito posto dopo la scuola. Informerò gli altri. Ma andiamo a scuola il 24 dicembre? Ma siamo pazzi? Ah, hanno già i risultati. Oh, ci sono i tabelloni. Minchia, si saranno messi lì a controllare tutto quanto subito. Cazzo, giusto. Beh, sbagliato, è giusto. Beh, d'altronde erano gli esami finali. Com'è andata? Merda, sono fottuto. Tu... sei fottuto ogni singola volta. Mi chiedo come ti abbiano promosso fino ad ora. Ehi, guarda che roba, guarda chi è il migliore. Chissà che punteggio ho preso. Sono il primo della classe. Pazzesco, avrei addosso gli occhi di tutti.
Beh, che dire. Io studio e voi siete coglioni. Ehi, controllate il navigatore. Sta mostrando un messaggio insolito. La porta per le profondità di Memento è stata aperta. Aspettate, vuol dire che... Già. Vuol dire che siamo arrivati alla fine del Memento. Sicuri di volerlo fare, vero? Certo che sì. Perché lo chiedi adesso? Ecco, stavo pensando a cosa farò se doveste dare di matto e abbandonarmi. Dobbiamo distruggere il Memento, giusto? Forza, andiamo ragazzi! Mona sembra su di giri. Ehi! Non ti sembra che Mona-chan si comportasse in modo strano? Hai ragione, sai. Già. Oh. Anche se forse era meglio se me ne stavo zitta. Andiamo. Allora, punto 1. Mi sa che mi devo fare tutto il passaggio a piedi, vero? Mi sa che mi devo fare tutto il Memento, vero? Forse il gioco non è così stronzo. Però le richieste giustamente non ce ne sono, perché non ne abbiamo discusso. Vabbè, non importa. Ehi, Caroline, che ci fai qui? Vuoi ancora uscire da questa situazione dopo tutto ciò che ti è successo, prigioniero? Io non mi arrendo. Tu? Assistere i prigionieri nella riabilitazione è nostro dovere. Ok, ti darò un piccolo aiuto. Ovvero, cura automatica. Sorpreso? Una cosa del genere è una sciocchezza per noi. Torna se vieni ferito di nuovo, prigioniero. Grazie. Grazie dell'aiuto. Bene, allora. Andiamo al fondo dei Memento. Questa era l'ultima area che abbiamo visitato. Ora questa porta si aprirà davanti a noi, vero? Piripiping! Ehi, quindi questo affare è la porta delle profondità, vero? Dovrebbe esserlo, perché? Che c'è? Non so, sembra come tutti gli altri, ci sono rimasto un po' male. Forse perché abbiamo passato davvero tante per arrivare qui. La mancanza di circostanze impreviste non è una cosa di cui lamentarsi, proseguiamo. E allora andiamo avanti. Dedalo Iweltet. Che diavolo è? Sembra un grosso fossile, allora deve essere questo il tesoro. No. Un attimo, guardate di lato, è il treno che scende nel Memento. Allora è qui che la gente voleva arrivare. La gente entra ed esce da lì, quindi l'altra parte del muro deve essere... Un momento, non è un muro, è una porta gigantesca. Allora vuol dire che il tesoro non è qui. Su, non facciamoci distrarre. Vuol dire che questa è l'ultima porta, Ryuji. Non quella che abbiamo appena aperto. È davvero una porta? Come facciamo a passare? Ci pensa lei stessa ad aprirsi. Si è aperta subito. Scommetto che la profondità di cui parlava il Metanav sono poco più avanti. Aspettate, la porta si apre solo da questo lato. Cosa intendi dire? Ho dato una rapida occhiata al meccanismo interno. Sembra che si possa aprire solo da qui. Possiamo entrare, ma non più uscire. È come se avessero rinchiuso qualcosa qui dentro. Stai dicendo che chi entra sta scegliendo una vita di prigionia? Non ho avvertito niente di così agghiacciante. Cos'è questo posto? Lo scopriremo quando raggiungeremo le profondità. Forza, andiamo! Parapam. Che diavolo è questo posto? È così inquietante. Quindi queste strane tubature che attraversano il Memento hanno origine da qui. Sapete, è un po' come l'idea mi ronza in testa. Il loro aspetto mi ricorda delle vene. Ma soprattutto, cos'è stato? Cos'è questo posto? Che tipo di distorsione è questa? Cosa pensate che sia questo mondo? Calma, Lady Anne. Il tesoro è sicuramente qui ed è questo l'importante. Avverto anche qualcos'altro. Una terribile presenza che proviene da molto più in profondità. Non so se voglio scoprire di cosa si tratta, ma dobbiamo essere risoluti. È ora di scendere nell'abisso. Scendere nell'abisso, eh? Non che abbiamo scelta, vero? E allora è il momento di andare avanti. Oh merda, ce ne sono tantissime qui. Sembra che stiano cercando di oltrepassare quella porta. Ma perché è così affollato? Pare che la porta le tenga fuori. Dobbiamo trovare un altro modo per entrare.
il modo in cui solo i ladri possono passare, saltare sui blocchi uno all'altro. C'è sempre queste finestre Deus Ex Machina che ti fanno passare. Sembra che possiamo passare anche da qui, occhi aperti, ok? Sono felice di aver dato l'anello a Futaba prima di entrare qua dentro. Questo posto mi dà una brutta sensazione. Mi chiedo perché. Le ombre lì fuori cercavano di entrare qui, giusto? Cosa potrebbe essere? Nulla di buono, è questo che è. Sì. Ci sono un mucchio di ossa, Sono i dinosauri. Ah? Cos'è questo posto? Ah, siamo in gabbia, aiuto! Sono catene quelle? È una prigione? Chi è rinchiuso qui? Tecnicamente direi le ombre di qualcuno. Stanno dicendo qualcosa. Forza, non restatemene là fuori. Venite qui dentro. Non aprite le celle, ok? Non ho intenzione di lasciare questo posto. Si sentono al sicuro qui? Cosa state dicendo? Siete imprigionati. Mi ricorda il castello di Kamoshida. Sono come quegli schiavi che abbiamo visto lì. Proprio così. Questo è il posto migliore alla fine. Nelle profondità c'è un sistema che esaurisce i desideri. Un sistema che esaurisce i desideri? Esiste davvero una cosa simile? Qui! Lasciate stare, non si può ragionare con queste persone. Sono davvero distorte, proprio come questo posto. Vi perderete oppure finirete nei guai perché siete fuori dalle celle. Ci sono cose che non dovete sapere per sopravvivere. Ha ragione, cose come i dettagli del sistema, la cella di quarantena. Quarantena? Chi vi è rinchiuso? In teoria è un criminale davvero pericoloso, ma chi mai vorrebbe visitare un posto simile? Ora su, è scomodo parlare così, perché non venite dentro? Mona? Ah. Perché siete liberi? Dove sono le vostre catene? Oh merda! Togliersi le catene se è veramente proibito. Gli intrusi vanno eliminati. Oh, ma guarda, due supereroi. Siete deboli al vento, se non ricordo male. Giusto? Debole al vento, ma pensa un po'. Satana, pensaci tu. Parana pam pam param parapana paparaba pararara. Beh, che dire. Siamo troppo potenti per voi. Non ci rinchiuderete dentro delle celle. Siamo stati incauti. Non dovrebbe sorprenderci che la prigione abbia delle guardie. Aspetta un secondo. Questo è un palazzo di tutti, giusto? Non è come il castello di Kamoshida. Chi è che ha rinchiuso qui queste persone? Mona-chan. Ora ricordo. Ho già visto questo posto. Aspetta però. Era chiuso finché non siamo venuti qui oggi. Mi spiace, è solo una mia sensazione. Tuttavia sento di essere a tanto così da ricordare qualcosa di importante. Ehi, sei tu che volevi venire qui qua giù fin dall'inizio, no? Non ci resta che proseguire. Oltretutto, sono davvero curioso di scoprire chi è il signore di questo posto. Già, avete ragione. Aspettate, che ne sarà di queste persone? Lasciamole stare, le sistemeremo distruggendo il memento. Ehi, è pericoloso restare qui, filiamocela. Che tra l'altro, siamo 8 contro tutti. Questa prigione sarà piena, sarà veramente piena di gente. Ma, ehi, le ombre non sono un problema. E tra l'altro, siamo arrivati al livello 99. 999 di vita. La soddisfazione. Tra l'altro ho appena notato che le ombre che abbiamo appena sconfitto non sono scomparse nel momento in cui abbiamo attaccato quella più vicina. Duro lavoro, sforzi, barlumi di vuota felicità. È davvero necessario. Il mondo è già completo, non resta niente da fare. Cosa diavolo? Anche questa è una specie di cella. E ci sono dei vasi sanguigni che fuoriescono. Magari lo stanno prosciugando. E qui che cosa abbiamo? E questo cos'è? Prova ad attivarlo, Joker. Cliccate. Oh, è diventato giallo. Oh, ma guarda! Uno di quei giochini dove devi accendere tutte le luci. Ma che diavolo, che sta succedendo?
calma, non sembra essere una trappola. Toccalo di nuovo, Joker. Io adoro sti giochini qua, però molto spesso mi incazzo perché poi ti mettono qualche inculata alla fine. È tornato normale, ma cos'era? Questa prigione sembra nascondere qualcosa, ma al momento è un vicolo cieco. Allora deve essere il sistema di sicurezza. Beh, se lo disattiviamo potremmo proseguire. È probabile, però devo esaminarlo meglio. Rifallo, Joker, pare che toccandolo si disattivi di nuovo. Non dovrebbe essere pericoloso, no? No, nuovamente lo attiviamo. Ecco fatto. Ok, camminate un po' in giro. Oh, ha cambiato colore. Allora il colore cambia quando ci si passa sopra. Joker, prova a far diventare tutto blu il pavimento. Coso, hai qualche idea di che effetto avrà? Sicuro che sia prudente. Ah, per fare grandi cose bisogna buttarsi. La decisione è tua, Joker. Beh, dobbiamo farlo, quindi. Ecco fatto. Semplice. Il dispositivo è in un'accesa luce blu. Ah, probabilmente è collegato in qualche modo al colore del pavimento. Visto che ora il pavimento è completamente blu, anche il colore del dispositivo è cambiato. Prova a toccarlo adesso, Joker. Ecco fatto. Cliccate. Wow, si è aperta, ce l'hai fatta. Allora, quel dispositivo non è un interruttore, ma anche il muro che sblocca il cammino. È un dispositivo molto complesso. È normale che in una prigione la sorveglianza sia stretta, anche se i prigionieri non vogliono fuggire. Hanno superato le misure di sicurezza. Dirigetevi sul posto, non fateli scappare. Eccoli qua. Stavolta non potreste andarci un po' più piano con noi? Ma certo che potevate anche attaccarmi, no? Eravamo di spalle. Oh, un Lilith. Sei debole al fuoco, vedo, eh. E allora ti tanto macchia. Non c'è più nulla che possa fermarmi. Debole al fuoco e uno lo assorbe, vero? Tu sei debole al ghiaccio. Colpiscili, Makoto. Tu invece falli infuriare, Joker. Ops. Rifletto gli attacchi, mi spiace. Bravan, bel colpo. Ho scelto questo gruppo per la ipotetica battaglia finale, che uno non vi spoilerò, e due, beh, anche per cambiare team. Intanto mi libero di tutte quante le ombre nelle zone e vediamo che cosa si nasconde nelle celle. Branco di sciocchi, le vostre azioni non cambiano nulla. Tutto questo finirà presto. Vi conviene aspettare pazientemente la vostra rovina. Tutto finirà? Che sta dicendo? Non lo so e sinceramente non mi interessa scoprirlo. Anche perché qui abbiamo un forziere nascosto. Che cosa nasconde? Una sciabola oscura. E invece qui si prosegue. Wow, bella altezza. Ecco fatto. Non importa quanto le vostre ombre siano tante, io le distruggerò tutte. Altra cella di isolamento? Ci sono che degli standard, leggi, regole, comportamenti, buon senso. Seguire queste cose è l'unico modo giusto di vivere. Come si fa a non capirlo? Chi non ci riesce è emarginato. Tutto quello che bisogna fare è seguire le regole. Patetico, dovrebbe rendersi conto del suo stato. Non credo che ci riuscirà. Altro giochino? Altro giochino. È la stessa cosa di prima. Più o meno dovrebbe esserlo. Fai un tentativo, Joker. È esattamente la stessa cosa di prima. Solo che qui è un filo diverso. Ehi, quel punto del pavimento è già blu. Però il meccanismo non dovrebbe cambiare, dobbiamo solo renderli tutti blu. Beh, è semplice, Ryuji, non ti preoccupare. Tacchete. Questo è blu e questo è blu. Perfetto, facile. Tiripipi. Visto? Tutto risolto. Ci sono una, due, tre ombre. Va bene, nulla di cui preoccuparsi. Aspetta, un'altra gabbia.
A lungo andare le difficoltà diventano un nutrimento. Bisogna solo sopportare. Non importa quanto si subisca, alla fine è solo il nostro bene. Anzi, dovrei essere grato. Questo è esattamente ciò che mi merito. Sono parole che mi fanno male. Un tempo lo pensavo anch'io in quel modo. Io invece odio questa cosa. Dover andare per forza come dice la società. Dover fare esattamente quello che vuole lei. Questo non è vivere. È essere schiavi di un sistema, ma che non ha altre vie d'uscita, purtroppo. E qui abbiamo una safe room. E mi sento un po' inquieto, ma pensa un po'. Visto che ci siamo, ne approfittiamo ogni volta che c'è una safe room solo per andarci a curare. Arrivato a questo punto, non ho neanche intenzione di usarla, la porta rossa. Per un semplice motivo. Abbiamo il team pieno e non ho voglia di scartare ogni volta qualcuno per rimettere qualcun altro. Le profondità dei memento comunque hanno un che di opprimente. Vediamo. Ok, niente di complicato, su. Attiviamo questo. Ecco fatto, semplice. Piripipi. Finché sono due cazzatine così con pochi blocchi è facile. Quando iniziano a diventare un po' di più, meh. Oh, ma che cazzo? Sembra non finire mai, chissà cosa dove conduce. Non mi aspettavo tutto questo, ma la presenza del tesoro si sta facendo più forte. Stiamo andando nella direzione giusta. Beh, di sicuro buttarsi di sotto non è un'opzione. E come diceva Yusuke, ma anche come diceva Ryuji, è vero, quelle sembrano vene e quelle sembrano ossa. Andiamo di sotto, forza. Salite, non abbiamo il tempo di andare a piedi. Miau. Eccoci in fondo, altre gabbie. Sempre più rosse però. Cosa? Tu sei... Kamoshida! Senza... Anzi, Madarame! Qui c'è Kaneshiro! Ma c'è anche il preside Okumura? Mio padre non c'è più! Oh, mi spiace! No, è tutto ok! Ma cosa più importante, guardate laggiù! Masayoshi Shido! Ehi, ciao ragazzi! Cosa sta succedendo? Dovrebbero aver avuto un risveglio del cuore dopo la scomparsa dei palazzi! Ah? Il tuo corpo è sempre una favola, avvicinati, su! Maledetto verme! Sto scherzando, non voglio altri guai! Finalmente posso vivere senza preoccuparmi di me stesso! Ho pensato stupidamente di essere talentuoso, ma ora so di essere soltanto uno sciocco a desiderare tanto! Non sorprende che gente incapace di cogliere certi segnali venga rimproverata. Ho smesso di fare il pezzo grosso. A chi importa se sono stupido? Gli idioti non vengono puniti. Non serve struggersi per essere migliori di quello che si è davvero. Sembrano completamente diversi da come erano prima. Ma non credo sia merito del risveglio del cuore. Aspettate, hanno scelto una vita di reclusione dopo aver perso i loro desideri distorti. Sfortunatamente Okumura non è qui con noi. Non si può fare nulla per i morti, mi spiace. Sì, lo so, grazie dell'informazione. Ma ora, non vi dispiace? Potreste dirci che razza di posto è questo? Credo venga chiamato prigione del decadimento. Decadimento? Ora cosa più importante, vi sembra una prigionia questa? Perché è l'esatto opposto. La massima libertà a disposizione di chiunque lo desideri. È la libertà di non dover decidere. L'esenzione dall'obbligo di pensare con la propria testa. È il persino più meraviglioso del paese che volevo creare. L'esenzione dell'obbligo di pensare. Ma è una... Tuttavia, ci sono dei folli che non sanno stare al loro posto. Sì, sono degli evasi. Parlo di noi, del passato, naturalmente. Certe persone vengono segregate da questo mondo pacifico e rinchiuse nei loro palazzi personali. Dunque, sono quelli i signori dei palazzi. Devo ringraziarvi per avermi risvegliato il cuore. In questo modo sono potuto tornare qui. Li abbiamo rimandati qui.
Non capisco. Cosa abbiamo fatto realmente servendoci del mondo cognitivo? Non si torna indietro. È vero, ma... Non è il momento di dubitare. Oggi siamo qui come ladri fantasma, i riformatori della società. La libertà di non decidere è di testa propria. Significa solo che qualcun altro vi sta controllando. Ditemi, chi è il signore di questo posto? Chi l'ha creato? Che domanda bizzarra. Mi sembra ovvio. Ogni membro dell'opinione pubblica. Non avete imparato nulla a scuola. Il sovrano collettivo di un paese democratico è il suo popolo. Non sparare cazzate! Voglio dire, ci sono delle guardie qui, significa che qualcuno sta vigilando su di voi, no? Non è del tutto torto, ma siamo noi a vigilare su noi stessi. No! Perciò coloro che non vogliono che la prigione venga distrutta sono i prigionieri stessi. Quel che dicono non conta un cazzo! Noi distruggeremo comunque Memento, forza, andiamo avanti! Mona, il tesoro è nella sezione più profonda, giusto? Mona? Mi ricordo di questo posto. Ho visto gli umani qui dentro e ho capito che per qualche motivo sono diverso da loro. Ma certo, è allora che ho iniziato a decidere di diventare umano. È per questo che hai pensato che avresti riacquistato la tua vera forma distruggendo il Memento. Mi spiace, ma ancora mi mancano molti frammenti di memoria. Ma so di aver cominciato a esplorare i diversi palazzi. Il mio ricordo successivo riguarda quel bastardo di Kamoshida. Sì, sto ricordando sempre di più. Che state facendo qui? Altre guardie! E sono più di prima! Uno più di prima! Diavolo, siamo stati imprudenti! Scappiamo! Ho trovato degli evasi, catturiamoli subito! Ma perché scappare, ragazzi? Combattiamo, no? Cioè, dovrebbero spuntare proprio adesso. Forza! Facile, no? E là, sono apparse di nuovo. E allora? Una. E due. Niente guardie. Ma guarda quante belle guardiore che ci sono. Vorrei fare una cosa. Visto che me l'hanno chiesto, muro di fumo. Visto che era uno degli obiettivi usare il muro di fumo, usiamolo. Oh, ma guarda, posso sparare. Ecco fatto, metà vita. Satana, glaciazione! Aia, mi ha fatto male. Sono quasi tutti a livello 99 e sono estremamente soddisfatto di ciò. Sono tutti a livello 99, tranne Haru. Haru gli mancano ancora 20.000 punti. Beh, non c'è da stupirsi. Haru era indietro di due livelli quando l'abbiamo accolta nel gruppo. Proseguiamo, forza. Questo posto è sempre più grande. Più avanziamo, più le stanze e i blocchi aumentano. Aspetta, mi faccio... Eh no, non volevo ucciderlo. Volevo farmi sgamare per usare di nuovo la nebbia ipnotica. Ehi! Muro di fumo! Visto? Posso usarli gli oggetti. E sai che ti dico? Li uso ancora. Siete degli evasi. Meglio se la smettete di cercare di fuggire. Dicono che alcuni dopo essere fuggiti siano tornati qui di recente. Non sarebbe meglio se la gente accettasse ciò che le accade? Da morire dal ridere. Sta parlando di Kamoshida e degli altri. Non so come spiegarlo, ma è come se i nostri bersagli fossero più umani di questa gente. Guarda, hai detto una cosa giusta, Ryuji. Hai detto una cosa estremamente giusta. Ehi là, ciao. Sono qui. Muro di fumo. E poi ti uccido. Altra persona nella gabbietta. Riforma sociale, non mi interessa. Sono tutte stupidaggini. Non è più bella la distruzione? La distruzione è bella. Deve essere fuori di senno. È come se desiderasse la fine del mondo. Penso che lo desideri, infatti. Ma tu sei apparso all'improvviso, ti ho visto, eh? E qui c'è un rampino. Usiamolo e vediamo dove ci porta. Magari è un tesoro, chi lo sa? Non... Sì, eccolo qua. Sacra Sindone, fantastico. Ehi,
Ehi, ombra? Ehi, sono qui! Kagami! Kagami che sono qua! Muro di fumo! Eccolo qua, ho ottenuto il premio! Ora posso pensare solo ad uccidervi! Altra persona nella gabbia, vediamo cosa dice. Il mondo esterno, posso vederlo tutto online. Spostarsi è una tale seccatura. E poi, ormai manca poco. Vuole vedere il mondo online, eh? So come ci si sente, ma dopo che un po' diventa stancante. Lo so per esperienza. E poi, a cosa manca poco? Lo scopriremo tra poco, Futaba, vedrai. Altra gabbia. Non possiamo cambiare il mondo. Tutti la pensano così. Perché non vi unite a noi? Il mondo finirà presto, quindi potete farlo anche voi. Come mai queste persone hanno cominciato a pensare che in prigione si vive bene? Forse perché hai pasti gratis 3 volte al giorno, non devi preoccuparti di nulla. Le solite cose da mente poco sviluppata. Altra safe room trovata. Oh, guarda. Sono estremamente contento di aver allenato tutti quanti i membri del gruppo così tanto da essere arrivati all'ultimo vero palazzo con il massimo potere. Attiviamo questo meccanismo. È un attimino più complicato perché devi accendere e spegnere tutto quanto. Fai così. Ecco fatto. Un momento, questo non c'è modo di disattivarlo. Che vuol dire? Considerata la forma della stanza e il numero di punti, è impossibile rendere tutto blu. E allora come facciamo? Non saprei, ma se è un sistema di sicurezza deve esserci un modo per superarlo. Per il momento ci conviene dare un'occhiata altrove. Credo di sapere cosa tu intenda, Makoto. Cosa sarà questo cancello? Sembra che si possa inserire qualcosa per nella rientranza centrale. Ehi, non possiamo ignorarlo, non c'è niente dietro. Proprio così. Beh, allora ignoriamolo per ora. Dovremmo trovare qualcosa da inserire lì in mezzo, immagino. Chi lo sa, forse quell'ombra cattiva lì ha qualcosa da inserirci. Cacchio, quello sembra davvero un cazzuto. Un momento, c'è qualcosa dietro che lo stia proteggendo. Quell'oggetto luminoso non ha la stessa forma della rientranza del cancello di prima. Comunque se lo protegge vuol dire che ha qualche valore per noi. Che ne dici, Joker? Lo sconfiggiamo e prendiamo quella cosa? Ovviamente. Agli ordini. Voi dovete essere gli intrusi di cui si fa un gran parlare. Vi stavo aspettando. Scusa l'attesa. Che impudenza. Come osate parlarmi così dopo una simile intrusione? Non importa, i vostri futili sforzi non faranno alcuna differenza. È il momento di tornare in cella ed essere incatenati. Io dico di no. Non mi ricordo cosa sei, ma sono abbastanza sicuro che tu sia debole alla luce e al ghiaccio. Assassino di fuoco. E ho sbagliato ed è debole al nucleare. Beh, perché no allora? Vediamo se posso addormentarvi. Spettacolo fantasma. Secondo me non si addormentano. E invece ha funzionato. Allora, guardia, quello si cura, guardi anche tu, ed infine, Raul, esplosione nucleare, mostragli il 50%! 1500, non è tanto purtroppo, non è tanto perché Raul non è ancora al massimo potenziale, come ho già detto. Disco vermiglio. Pensate che potremmo usarlo in quel cancello? Beh, dobbiamo solo fare un tentativo, no? E allora andiamo ad attivarlo. Inseriamo il dischetto. L'oggetto di prima potrebbe entrare qui. Ecco a te. Ecco fatto. E ora riattiviamo il giochetto. Oh, ma guarda, la stanza ora è aperta. Basta fare così, disattivare questo, disattivare tutto, rientrare e uscire di nuovo. Fatto. La stanza è stata utile. E ora si prosegue.
Sempre più grandi queste vene. Vuol dire che sono sempre più vicine. Scherziamo! Si scende ancora di più! Ormai siamo arrivati talmente in profondità. Spero che non ci ritroveremo all'improvviso in un lago di lava. Quando ho letto lago di lava, subito ho pensato allo Staizalit, io. Dobbiamo comunque proseguire. E allora, Morgana, trasformati! Miau. Miau. C'è un'altra prigione qui. Ehi, guardate! Quella cella non vi sembra diversa dalle altre? Aspetta, potrebbe essere la cella di quarantena. Dovrebbe esserci rinchiuso il prigioniero più distorto e pericoloso. Questo posto mi sembra familiare per qualche ragione. Mona-chan! Non ho alcun dubbio. È qui che è successo. È qui che sono nato. Nato? Nella prigione? Aspetta, allora sei tu quel prigioniero, quel pericoloso prigioniero? No, non sono io il recluso. Ma mi ricordo di questo posto. Qualcuno mi ha creato qua giù per guidarvi tutti. Guidarci? E chi è questo qualcuno? Ah, non me lo ricordo. Dannazione, ci sono così vicino e la mia memoria è annebbiata. Sentirti parlare mi fa solo venire voglia di scoprire chi c'è lì dentro. Li abbiamo trovati, i fuggitivi sono davanti alla cella di isolamento. Allarme, allarme, catturiamoli subito. Ah, ma guarda, siete degli angeli. Cavolo, siamo circondati, dobbiamo vincere, ragazzi. Meno male che non c'è Ryuji, allora. Se usate il potere del vento, meno male che non c'è. Vuoi colpirci con un colpo concentrato, eh? E allora, mandala Magatsu, distruggeli! Paraba, 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 paraba. Stupidi angeli. Parapaparara. Magatsu Izanagi, livello 59. L'allerta sembra massima ormai, dobbiamo affrettarci. Vista l'apparente importanza di quella cella, le profondità di Memento dovrebbero essere vicine. I ricordi di Mona potrebbero tornare lungo il cammino. Già. È così, siamo a un passo dal tesoro del popolo, eh? Ora che ci penso, ha senso che Memento si connettano a un luogo sotto Shibuya. Tutti ogni giorno si infilano in quelle scatolette affollate nella metro senza fiatare. Dal mio punto di vista sono quelli i veri prigionieri di Memento. Non c'è da stupirsi che siano connessi. Sapete, la voce del popolo potrebbe aver manipolato i ladri ben più di qualsiasi criminale. Sul serio, sbrighiamoci e rubiamo quel tesoro, così da spazzare via il Memento. Stiamo riformando la società. Andiamo. Muoviamoci. Papparabababa. Questa volta niente da dire, eh? Dov'è la cella? Eccola qui. Più grande di tutte le altre. Chissà chi si nasconde al suo interno. Non lo so, ma probabilmente presto lo scopriremo. Altra safe room trovata. E allora procediamo. Qua sopra probabilmente c'è qualche tesoro. E vediamo allora come ci si arriva. Probabilmente salendo da questo punto. Eccolo qua. Cosa si nasconderà qua dentro? Una roccia nera. Wow, gran premio. Di nuovo lo stesso giochino? Di nuovo lo stesso giochino. Oh, qua abbiamo dei puntini bianchi. Quella luce sul pavimento sembra diversa da quelle che abbiamo visto finora. Vuol dire che abbiamo dei tentativi. Visto? È stato facile. Appena le luci bianche si spengono, vuol dire che dobbiamo rifare tutto da capo. È una vera rottura di balle. Ah, si è aperto, e bravo Joker. Ma che significato avranno avuto quei motivi per terra? Penso di averlo capito mentre osservavo. In quest'area c'è un limite. Possiamo cambiare i colori non più di 10 volte. Una volta di più e dobbiamo ricominciare. Hai risolto con una cosa del genere al primo tentativo, Joker. Davvero incredibile. Lo so, grazie. Il punto è che questo era facile perché c'era una piattaforma invisibile. Le prossime non saranno così gentili con noi.
Vediamo. Qua possiamo accedere? No, ce ne serve un altro. Giustamente, quello lì che l'aveva prima è scomparso. È vero. È finito giù nel pavimento. Allora. Credo che dobbiamo fare così. Tac, tac. Ed ecco fatto, con due tentativi rimasti. E guarda un po', ecco la chiave. Il disco vermiglio, grazie. Inseriamolo qua dentro. E la porta si è aperta, ottimo per noi. Vediamo, vediamo a questo giro com'è fatta la stanza. Ok, questa può essere un attimino più complessa. Questa può essere un attimino più complessa perché non vedo bene tutta la stanza. Proviamo così. No, era una cavolata. Completata. Piripipin. Grande Joker. Sconfiggi la ombra e proseguiamo. Ah, ma guarda, si scende ancora. Chissà se in queste profondità ci sono anche gli altri. Ad esempio Mishima e... che ne so, Oya, Chihaya. O ci sono solo... un'ombra d'oro. O ci sono solo quelli che hanno provato a scappare. Allora, tu non sei debole a nulla. Tu al ghiaccio e tu al vento. Tutto questo lo fa solo Satana, insomma. Uccidili. Beh, se permetti allora, continua pure tu. Ops, il dio del tuono è morto. Mi dispiace. Ecco, questa potrebbe essere problematica. Ci sono tanti e tanti e tanti e tanti pilastri. Ok, però sono divisi in aree, dai, almeno quello. Ci semplifica un po' la vita. Posso salire qua? Di solito saresti salito. Questa è andata male. Perché probabilmente non è quello che dobbiamo attivare. Un momento, qui è impossibile riuscirci in 10 mosse. Ne sei sicura? Sicurissima. Considerato la forma e il numero di punti, non ci sono percorsi abbastanza diretti. Però sembra esserci un altro dispositivo nella stanza. Proviamo prima con quello. Assolutamente. Un dispositivo è qua. Proviamo questo qua. Vediamo fin dove chiude. Anche questo mi sa che è impossibile, vero? Sì, mi sa tanto di sì. È che avendo i muri così in alto non vedo bene la zona. Anche qui c'è un altro dispositivo. Proviamo questo prima magari. Oh, questo sembra averne molti di meno, dai. Questo ne ha solo 4. Così. Tac, tac e tac. Attivato. Ora, questo dovrebbe tirare giù magari qualche altro pannello, giusto? Proviamo questo qui. Oh, visto? Ha funzionato. Semplice e diretto ora. Tac, tac e tac. Risolto tutto. Anche questo tirerà giù un altro pilastro che ci permetterà di avere vita facile. Qui c'è un forziere e ci arriviamo con il rampino qua, giusto? Sì. Ma come arrivo lì? Passando da qua. Saliamo col rampino, vediamo che cosa nasconde. Della fiala del sonno. Niente di eccezionale, ma garantito come premio. E questa volta è plausibile, ottimo. Allora, facciamo così. Tac, tac, tac. Questo disattivi, lo riattivi e attivi anche questo, perfetto. Semplice, visto? Delle cacatine. Perfetto, sorveglianza disattivata. Era ora, adesso possiamo continuare.
Ben fatto, Joker. Grazie. Un'altra safe room. Meglio entrarci allora. Tra una cosa e l'altra, ho l'intenzione di creare un'altra persona che ho già completato, ma che non userò. L'ho voluto solo fare per sfizio personale. Prendiamo Kumba Handa, che io ho insegnato Sguardo Possente, e Macabre. Li fondiamo assieme per ottenere Ashtur. Non mi serve a nulla e non ho intenzione di potenziarlo certo adesso. O meglio, non mi serve a nulla, no. Però volevo insegnargli Sguardo Possente, che aumenta al 20% le abilità che colpiscono tutti quanti. Gli mettiamo Potenza Divino e Amplifica Divino, Abilità Magica, Signore della Magia, poi glielo insegno. Dai, alla prima va male, ma vaffanculo. A sto giro è andata bene, dai, per fortuna. Me, Ashtur, oscurità è principio e fine, usa maschere e domina mondo. Non avevo intenzione di farlo in realtà, ci ho pensato adesso, perché Ashtur ha questa abilità unica, ovvero occhio abissale, che si sblocca all'86, ed è una delle abilità divine più potenti che ci sono. Gli insegniamo anche discepolo sagace e signore della magia, non ce l'abbiamo ora, poi glielo insegniamo. Non è che avessi chissà quale intenzione di usarlo al momento o altro, però il fatto che lui abbia questo attacco divino unico mi ha fatto venire la voglia di crearlo. Che tra l'altro gli ho messo Sguardo Possente invece che Potere della Spada, un po' per farlo diverso e un po' per abusare di questo, così abbiamo un 20% fisso di attacco, che tra l'altro abbiamo 25, 50 e altro 25, con quel 20 arriviamo al 95% di danno. Poi discepolo sagace aumenta il critico. Beh, chi lo sa, magari lo userò. Non ora, purtroppo. Lo registriamo, vediamo a differenza dell'altro. Questo era l'Ashtur che ho usato nella mia partita e devo ammetterlo, non mi dispiaceva. Certo, era fatto a cazzo di cane, però era potente per il tempo mentre lo usavo, mentre questo è over the top. Bene, registriamoli tutti. E ora che l'ho registrato, lo posso sacrificare ad Asterius. Dai, Asterius è lì lì per essere potenziato al massimo. Alla fine, volente o nolente, ho creato di nuovo una nuova persona che probabilmente userò.